Bella a tutti, ragazzi, benvenuti. Sono Mighty Mars e siamo di nuovo qui a Warframe con il nostro caro Rhino. Allora, come da promesso, io vi avevo detto che la prossima volta, il prossimo video sarà con un nuovo Warframe. Ed eccolo qua, lo andiamo a cambiare. Saren Prime, come vi avevo detto. Adesso non guardate il colore, che è un po' un colore un po' infimo. Bisognerà cambiarlo. Il problema è che questo Warframe è un Warframe che si basa sull'avvelenamento, quindi l'ho fatto di questo colore qui perché in realtà a me piacerebbe così. Guardate quanto è più figo, però essendo da avvelenamento non ci dice tanto. Magari lo mettiamo di questo colore verdolino, giallino, mettiamolo così, ma magari piace anche un pochino di più. Allora, poi vediamo armi nuove. Vabbè, c'ho la Paris Prime, penso che ve l'ho già fatta vedere nell'altro gameplay. È la prima arma Prime che vi fate, proprio quella base, che è anche parecchio bellina, abbastanza bellina, dai. Diciamo che per il vostro livello sciotta, diciamo, se non andate in livelli troppo alti, comunque sciotta. È abbastanza carina. Allora, poi vabbè, queste sono le nostre solite twin. In realtà ho sviluppato anche questi twin qui, che sono, diciamo, un formato più piccolo, hanno molti meno colpi, però sembra che facciano più danno. Però comunque hanno caricatore più basso, effetto più basso, moltiplicatore critico più basso, precisione più bassa. Insomma, sono parecchie cose più basta. Comunque l'ho fatta perché comunque le voglio maxare, che come vi ho detto, per fare la maestria, per aumentare la maestria, bisogna maxare sempre le armi il più possibile. E quindi armi nuove, io ho maxato questa, che gli ho messo un'arma normale, niente di che, però gli ho messo il danno da fuoco, il danno elettrico insieme. Praticamente mi dà un danno da reazione più alto, 230, che è buono. E quindi diciamo che, essendo una lama abbastanza rapida con un danno da reazione, non è malissimo, ma nemmeno niente di speciale. Poi abbiamo, vabbè, la nostra vecchia frusta, la Galatin sempre. Questa è un'arma da maxare, che questa niente di che, l'ho trovata così, l'ho fatta. Poi abbiamo il nostro Fragor, non so se l'ho già fatto vedere, mi sembra di sì nell'altro gameplay. Ora il colore fa un po' schifo, perché il colore suo sarebbe questo. Che fica, poi in mano a lei non rende, in mano al Rhino rende. Il problema è che quest'arma qui, a parte la skin che ho trovato che è bellissima, però è molto lenta, a me non piace, quindi al momento noi utilizzeremo le twin, che mi piacciono molto di più, e il resto lo lascio così. Allora, oggi io vi farò vedere, anzi vi voglio far vedere anche le abilità sue, ovviamente. Allora, lei è un Warframe che si basa sul veleno, come vi ho detto. Affligge al bersaglio danno virale nel tempo, distruggendo la spora, la fa diffondere ai nemici vicini. Quindi noi con la prima abilità mandiamo delle spore a un bersaglio, che quando crepa le passa a quell'altro. Poi Molt, praticamente cambiando la pelle come un serpente, sale in lancio un'esca per attirare il fuoco nemico. Poi Toxic Lash, quando è attivo gli attacchi corpo a corpo fanno esplodere le spore, facendole diffondere ai nemici vicino. Quindi la 1, da quello che capisco, è combinata con la 3. Poi Miasma, usando esalazioni nocive, Sarin effetta l'arla. Aria. Effetta l'arla, mamma mia. Sembrava una L con l'arla, cazzo è l'arla. Con una nebbia velenosa letale che corrode tutti i nemici alla sua portata, disintegrando la materia organica e sintetica istantaneamente. Questa è carina, però come ultimate vorrei qualcosa di un pochino più concreto. Poi dice: gli effetti inflitti sui nemici durano più a lungo. Poi faccio vedere una cosa importante che ho trovato oggi. L'ho trovata oggi.
Sorpresa delle sorprese, adesso vi faccio vedere. Qui nella fucina abbiamo le solite cose, Baton Prime, Baton Prime. Poi vabbè, i soliti elmi, ne ho ancora trovati altri due o tre. L'elmo di Oberon, molto figo questo. E hanno quasi una ventina adesso di elmi da fare. Poi vabbè, qualche arma generica, delle forme, quelle sempre facciamole perché tanto servono sempre. Se ci mette 24 ore sono tante. Allora ho trovato Mag Prime, che è ottimo, ho trovato tutti i componenti. Vabbè, Necros Prime mi sembra che l'avevo già detto. E comunque vanno trovati gli elementi. Poi abbiamo, vabbè, vari chassis casuali che ogni tanto faccio, dipende da cosa mi richiede. Poi ho trovato, guardate un po', la spada dello Stalker. Questa è l'arma più forte del gioco, è la spada più forte del gioco. Questa qui mi sembra si può comprare, costa tipo 500-600 testoline. Testoline sono queste, le chiamo ancora testoline. E io l'ho trovata in un loot normale, ammazzando un nemico in una missione qualunque. L'ho trovata. Mi hanno detto che c'è una probabilità del 2% di trovare questa arma. Quindi, ragazzuoli, facciamo bene due conti. Manca questo Broken War che mi hanno detto che si trova facendo le quest. Siccome sono molto indietro con le quest, bisogna andarci dentro adesso, perché questa è proprio l'arma definitiva. Poi quando la troverò la formerò all'inverosimile, userò solo lei per tutti e per chiunque. Poi ho trovato Wukong, è cinese. E questo Warframe non l'ho trovato lottando, l'ho preso dal clan, perché dal clan si può decidere cosa studiare. E quando si riesce a studiare un oggetto o un elemento o un warframe, lo possono prendere tutti. Poi faremo anche un gameplay dedicato al clan, che sono un clan bello ciccioso. Siamo quasi in 150 elementi, anche se chiaramente non siamo 150 attivi. E quindi anche questa è una cosa molto figa che io non sapevo. Quindi ho preso il Wukong, lo schematic. Poi ho il Wukong Sistemi e sto facendo il Wukong Neuroptiche. Poi tra un giorno mi sembra che sarà pronto anche lo schematico del Wukong Chassis. Quindi questo sarà fatto al completo senza doversi buttare niente, senza rompersi le balle. E questo grazie al contributo di tutte le persone che sono le trame che hanno contribuito alle ricerche. Perché chiaramente le ricerche... perché chiaramente le ricerche del clan costano di più delle ricerche normali, ovvio, perché poi vanno a tutte le persone. Quindi una grande cosa. E allora facciamo una quest, che tanto anche questa è una quest carina. Bisogna uccidere Chroma, così vedete anche il wolf in Chroma, che figo. Qui ma va apposta? Ma va apposta? Arrivo, ma perché? Cioè, io prima ero l'ultimo, arrivo sempre ultimo perché avevo Rino, dico Rino e lei, per questo sono sempre ultimo. Adesso che non c'ho più Rino, c'ho lei che è più veloce e c'ho Rino come compagno e sono più lento anche Rino. Allora che sto casino qua, dico. E io però, non è più tempo. Migliorella più carina, certo che fai io. E tendi la più carina. Dai, ma non mi fa paura abbastanza meglio. Non l'ho preso! E che tipo? Ma questo fa il funambolo, ma va con me. Sono mia al ciclo, no. Questo l'ho preso, eh. Dai, prima ondata finita, no, ce n'è sempre uno. Io vado giù e lui va su, come? Nel mezzo sto. This operator will pass, as do all beings of substance. Dai, allora voglio chiamare Cuccarini, dai. Cuccarini. Lorella Cucchiarino, ti muovi Cucchiarino, tu! Fa sempre il ballettino. Sì, c'è solo la forza.
con la 1 io rispondo l'ultimo. Questo 3 dovrei spazzare anche tutto dentro, non dura più 26 secondi. Giù come il titano. Quell'altro che fa? Il ballerino sulla bune. Andiamo. Ma cinque. Andiamo. Fai le munizioni del centro. Ne è rimasto uno, aspetta, sono furbo, aspetta ad ammazzarlo, fai caricare il calderone. Era pronta la zuppa, dai che ci si fa, sono fiducioso, sono fiducioso, ci si fa, ci si fa, ci si fa, ci si fa, fai però, fai finta. Purtroppo le sue abilità non le sto usando tanto, come vedete, non... cioè a me mi piace, non so di un po' più forte. Catarina è la quarta che li ammazza, però ammazza tutti quelli cantoni, però è troppo che la missione prima l'ho dovuto scannerizzare, e penso che lo devo ammazzare. Cioè, prima lo devo trovare. Beh, e me lo segno sulla mappa, ma non... carino.
Ma non l'abbiamo nemmeno toccato. Ma vedi? Guardate, 32% di danno in tutte, 68. Dai, e lui c'è Rino, che è invulnerabile. Non ha fatto niente. For now, these scans will be an incredible addition to Sanctuary. Va bene, I will continue my search for the source of the voice and its domination. Non mi aspettavo un combattimento più intenso, qualcosa di più. Poi non manco l'ho vista una volta, è scomparso, quell'altro ha dato il bastone, è morto. Boh. Ci sta capendo niente. Completata. Che cosa mi ha dato? Chroma schema. Oh, che bello, mi ha dato lo schema di Chroma. Andiamolo a vedere allora. Chroma, eccolo qua. Maestro degli elementi mortali. Chroma può alterare il proprio tipo di aura cambiando il colore dell'energia. Figo.